Buongiorno, benvenuti o bentornati sul canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Marika. Nuovo giorno, nuovo vlogmas. Oggi è il 14 di dicembre, la mia bimba è sul seggiolone e io sto già preparando la pappa. Ho messo qui metà vasetto di formaggino fuso che a lei piace e metà di agnello. Poi andrò a mettere oggi crema di mais e tapioca, il formaggio, poco perché giustamente c'è pure il formaggio fuso, e un po' d'olio. E vi faccio vedere come mi sono organizzata per fargli le pappe. Perché vi dicevo, quando facevo la pappa, mi capitava che il brodo lo riuscivo ad utilizzare per 3 giorni e poi dopo comunque lo buttavo. Quindi che ho fatto? Ho fatto il brodo la scorsa volta e ho passato le patate e le carote e le ho congelate. Quindi mi sono fatta dei cubetti di ghiaccio tipo di carota e patata che vi faccio vedere. Sono qui, mi stanno per finire. E devo comprare dei contenitori più grossi e niente, adesso li metto nell'acqua, 3 di questi perché sono piccolini, li faccio scongelare direttamente nell'acqua che diventa tipo brodino di carota e patata e cioè è buonissimo. Tra l'altro mi sono velocizzata a fare la pappa in questo modo e allo stesso tempo cioè ottimizzo i tempi, non butto le cose e vi faccio vedere. Vedete qua, adesso già si è sciolto, io vado solo a schiacciarlo per farlo unire bene all'acqua. Dicevo che già sapevo che si poteva fare in questo modo, solo che siccome erano le prime pappe che stava facendo Chiara, preferivo fargliele nel giorno stesso piuttosto che conservarla. Adesso che già siamo aspettate, forse una decina di giorni, sì, perché lei ha iniziato il 3, quindi sono 10 giorni che lei ha iniziato le pappe, e ho deciso di fare così di modo tale che ottimizzo i tempi e faccio più veloce. E in secondo luogo, ovviamente, cioè, ho le cose pronte, non ho bisogno ogni mattina di fare il brodo e buttare le cose. Quindi, sto pomeriggio oppure domani, quando mi finiscono i dadi, quelli fatti appunto da me con carota e patata, farò un po' di brodo di carota, patata e zucchina, lo frullo tutto e lo congelo in modo tale che nei prossimi giorni ce l'ho. E niente, tra l'altro ieri vi ho fatto un unboxing meraviglioso dei regali di Natale che già avete visto e vi faccio vedere bene. Questo Natale abbiamo deciso di fare i regali soltanto alla signorina e poi per noi ci siamo fatti la friggitrice ad aria che vi ho fatto vedere ieri nell'unboxing che vi ho fatto e oggi mi farò qualcosa qua dentro da mangiare per pranzo perché sono da sola. Giro la fotocamera, dicevo che oggi sono da sola a pranzo perché il mio ragazzo va a lavorare alle 2 e torna alle 10 stasera, quindi farò una cena per noi tutti, cioè per tutti, ma a pranzo sono da sola, quindi mi farò sarà una pizza surgelata lì dentro e mangio. Mentre per cena, già che mi ricordo, metto a scongelare i fusi di pollo e farò fusi di pollo e patate dentro la friggitrice ad aria. Tra l'altro oggi devo mettere a congelare tutte le arancine che ho fatto per il 13 perché me ne sono rimaste ancora un bel po' e siccome vorrei averle in frigo, cioè di modo tale che quando so tipo che non so cosa fare, non ho idea di cosa preparare, prendo quella, metto a friggerle direttamente e già sono pronte. Tra l'altro, avendole già pronte, volevo conservarle un po' per Natale, che salgono i miei suoceri, e volevo fargliele assaggiare anche a loro, poi utilizzarle magari pure come antipasto. Veramente me ne sono uscite tante, perché me ne sono uscite soltanto 24 alla carne e 15-14 al prosciutto, quindi veramente tantissime per essere solo io e il mio ragazzo. Poi dopo cosa faccio? Siccome si è sciolto tutto, ma sono rimasti questi pezzettoni di carota e patata, mi preparo qui da parte
questo contenitore con il colino e vado a scolare il tutto. Cioè, lo butto via, lo metto via proprio a buttare perché uso solo il brodo, perché i pezzi all'interno a Chiara sembra che non piacciono. Poi vado a mettere un po' di brodo qui dentro. Sciolgo il tutto e vado a metterci un cucchiaio e mezzo di crema di riso. Proprio poco, 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 poco. Pappa pronta, andiamo a darla alla signorina. Allora, ho Chiara qui che piange sul seggiolone, ok? Ho messo la pizza nella friggitrice ad aria e adesso ho finito. Ok, l'ho messa nella friggitrice ad aria, ma secondo me ancora non è cotta. È stata 8 minuti, però non c'era la friggitrice riscaldata, quindi la vado a rimettere ancora. Metto modalità pizza e la faccio partire. Magari starà di meno, accendo la luce per vedere, perché ancora non mi sembra del tutto cotta. Dato che comunque non era preriscaldato, preferisco farla andare di nuovo. Tra l'altro mi sono preparata da parte le patate per farle lì dentro. Adesso vado a metterci un goccino d'olio e un po' di pepe nero e le vado a infornare lì dentro con la modalità patatine, che dopo vi faccio vedere. Niente, Chiara qui e Sirio seduto. Seduto, prendiamo i wurstel. Seduto. Tieni. Bravo. Con la testa va così, 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 con la testa va così, così. Devo andare a chiudere tra l'altro la stufa a legna che ho qui, che Giuseppe mi ha fatto partire la stufa prima di andare al lavoro. E tu vuoi uscire fuori? Andiamo fuori. Ah, che lavoraccio. Non vuoi uscire? Non vuole uscire perché vede che c'è la pizza pronta. Vieni allora, prendiamo i pestelli. Vai, passa. E niente, adesso appena si prepara qui la pizza mangerò con Sirio, che vorrà un pezzettino sicuro. Ok, dovrebbe aver finito perché la vedo bella cotta. Vado a spegnerla. Penso che si spegne. Aiuto. Ok, vado a spegnerla e la apro. Ok, adesso qua, siccome ho questo vassoietto con la carta da forno già messa, vado a metterci le mie patate. Devo mettere l'olio però. Anzi, ho cambiato idea, siccome quello là era sottile, vado a prendere questo che è un po' più curvo, diciamo, e le metto qua le patate. Adesso andiamo a fare la frutta, vero mamma? E siccome lei voleva dormire, adesso si è svegliata e non ho più fatto le patatine, quindi adesso le rimetto a cuocere
e faccio fare la frutta a lei e poi vorrei fare l'albero e sbarazzare un po' questo caos in cucina. Vediamo. Buongiorno, piccolina! Allora, ho messo Chiara sul tappeto di là, cioè in realtà non è il tappeto, sono delle coperte perché il tappeto ce l'ho in cameretta e mi scoccia scenderlo. Comunque, io mi sto togliendo questi piatti da mezzo che sono rimasti da ieri sera, solo che di mattina mi sono svegliata con lei, ho preparato la pappa, poi dopo si è voluta addormentare, quindi l'ho addormentata, poi dopo, una volta addormentata, diciamo che ha dormito in braccio, quindi... Ho aspettato che si svegliasse, adesso è sveglia, quindi io mi vado a fare il pollo per stasera. Dicevo, ho preso il barattolo, vado a mettere le cosce di pollo a marinare che le farò stasera con le patate nella friggitrice ad aria, speriamo che mi vengano buone. E niente, le metto a marinare in frigo così poi più tardi, quando è ora, le infornerò. E dovrei fare anche l'albero in teoria. Aspettate che vi appoggio. Ok, dovrei fare anche l'albero, ma non so se riesco adesso perché ho sia qua da sbarazzare, mettere a marinare queste, congelare le arancine che sono in frigo, e quindi le metterò a congelare perché è inutile che le tengo in frigo perché vanno male. E dopo di ciò che devo lavare i piatti, mettere le cose a congelare, eccetera, vorrei salire dei vestiti che ho in lavanderia piegati e alcuni da piegare e li voglio mettere al posto. E se Chiara è ancora buona, proverò a mettere qualche decorazione di Natale, ma non ci arrivo perché già è un po' irrequieta. Quindi, oddio. Quindi vado a lavarmi veloce sta roba e poi vedo quello che riesco a fare. Non mi perdo in chiacchiera perché sennò poi il tempo con lei... è veramente poco, e poi quando si decide che non mi fa fare più niente, non mi fa fare più niente davvero, quindi preferisco continuare quello che sto facendo. Oddio, mi è caduto il pane, mannaggia. Oppla. Ormai faccio questi suoni da vecchia. Oppla. Oppala. Perfetto, intanto metto a congelare le arancine, va. Allora, ho poco tempo, quindi vado a mettere qua olio in abbondanza, proprio a pioggia, ok? Poi vado a mettere paprika dolce e pepe nero. Ho la bambina che piange, cioè piange, oddio, si lamenta. Piange è un parolone. Ok, anche questo in abbondanza perché lo voglio bello, bello, bello pieno di paprika. Pepe nero invece pochissimo. E poi vado a mescolare tutto. Così lo metto in frigo e lo lascio per 2-3 ore. Fino alle 9 stasera deve arrivare, quindi anche di più. Considerate che è ancora congelato, però vabbè, in questo tempo si scongela tranquillamente, ma nel frattempo lo lascio prendere sapore in frigo, di modo tale che quando poi arrivano le 9, 9 e mezzo, qualcosa così, lo vado a mettere in friggitrice ad aria. Lo faccio in friggitrice ad aria e lo infornerò poco prima che arriva Giuseppe, perché penso che ci starà a cucinare una mezz'oretta, 40 minuti. Mi regolerò con l'orario, lui dovrebbe arrivare per le 10:20, quindi mi regolo un po' con l'orario e in base a quello lo vado a infornare. Comunque vi faccio vedere il tutto, quindi vi lascio aggiornati. Niente, vado a lavarmi quei piatti. Allora, ho lavato i piatti e vado a togliere solo il superficiale giusto giusto di acqua, perché lascio la cucina mezza sistemata, ma non vado a passare nient'altro per adesso, e niente, perché mi devo sbrigare. Se riesco a fare altre cose è meglio, quindi stacco poco poco il lavandino, aiuto. Ok, e va bene così, questo lo andrò a togliere dopo. Manco l'asciugo, guardate, anzi sì, dai, così, lascio qua.
Dopo poi lo continuerò meglio, insomma, stasera poi lo farò meglio, tanto devo andare a ricucinare di nuovo, non ha senso farlo adesso.